Perché venire a vedere La stoffa dei sogni? Ah, perché è un film che ha appunto una location strepitosa, un racconto bello, divertente, lieve, che ti offre però l'opportunità anche un po' di pensare un po' alla storia del protagonista, che forse è la storia di Ennio, che insomma, come dire, che i figli vanno lasciati liberi di andare a un certo punto, che uno ci si può attaccare perché diventano tutto per noi, ma poi insomma a un certo punto bisogna avere anche la forza di lasciarli per la propria strada, e che soprattutto per qualsiasi cambiamento che si voglia affrontare nella vita è necessario che prima ci sia una tempesta. Che comandante del carcere sei? Credo comandante del carcere abbandonico, comandante del carcere in quegli anni, con una visione della paternità un po' fallata, secondo me non aveva letto Bollea, non aveva forse, non era entrato dentro quella che dovrebbe essere la vera comunicazione con i padri, ma questa figlia che ama, che è anche simulacro di un'altra figura femminile che non c'è e che si ripete, poi non diciamo appunto niente, ma nella serialità questo abbandono si prospetta a ripetere, e soprattutto un momento straordinario quando io con la mia bacchetta Prospero lascia andare via la nave, e questo che come padre ho un figlio di 20 anni, per cui come dire sono pronto ad alzare la bacchetta e per lasciarlo diventare chi è. I sogni sono fatti di una stoffa, di una trama reale, sembrano fatti di aria e sembra che ci si debba stare lontani perché, come dire, non fanno parte della realtà, invece i sogni sono la realtà, perché è attraverso i sogni che gli uomini, diciamo, si costruiscono il futuro. Un sogno è una visione, senza visioni non si va da nessuna parte, quindi I sogni sono fatti della stoffa della poesia. Un mondo senza poesia, senza rispetto per gli anziani, senza amore per i bambini, non ha più importanza, non è più necessario. Qua ancora la stoffa dei sogni è fatta di poesia e di speranza poetica, tutto qua. Quindi anche questo film è stato un piccolo sogno, perché nella nostra cinematografia ormai un po' così, tutta uguale a se stessa, lontana dal mondo. Questo film è un film, che sa, che ti fa divertire, che ti fa un po' pensare, che ti fa ridere, ma c'è dentro anche una parte amara della risata. Noi ci abbiamo creduto, l'abbiamo aspettato. Io ho letto questo copione 4 anni fa, Cabiddu ha avuto tante difficoltà a realizzarlo, ci abbiamo creduto, io e Ennio poi l'abbiamo fatto, il film è venuto anche bene, bello, divertente. Certo è un film che fa un po' di fatica a trovarsi uno spazio, perché non ci sono storie di corna, di telefonini, di preservativi. È un film, è un racconto, e dentro c'è anche dei riferimenti importanti, perché c'è dentro anche un po' Shakespeare, ma ciononostante è una commedia, è un film leggero, si può ridere anche intelligentemente. Perché la prima volta che ho letto questo copione era almeno un paio d'anni prima dell'inizio riprese, e quindi di fatto con Sergio ci sentimmo subito dicendo ma fantastico, una storia bellissima eccetera, e poi come molte volte succede dei film che leggo e dico ma perché lo fanno, invece lo fanno e va anche bene, invece di un film che tu trovi che sia giusto fare, ci mette 2 anni per partire. Ma questo ormai mi sono rassegnato a questa situazione inversamente proporzionale. Mi chiedo delle volte, Ennio, sei obsoleto? Sei tu che sei vecchio? Sei un reduce? Oppure tu continui a, come dire, a fare il muratore della poesia e gli altri invece costruiscono col cemento armato fallato? Forse questo è il percorso. Però sono molto felice e fiero di averlo fatto. Sono felice che il film esca, perché secondo me è un film, diciamo così, diverso, inconsueto nel panorama italiano, e amo ancora questa cosa, che nonostante i miei anni, nonostante i 40 anni di libretto di lavoro, ancora riesco a appassionarmi a qualcosa, e quando mi appassiono lo faccio, qualunque cosa succeda. Mi viene in mente l'arrivo di Wang che ho fatto con i Manenti, o comunque tutto quello che io considero ancora cinema, visto che delle volte le persone chiamano cinema quello che io non, per me non è cinema. C'è un'altra visione, forse si tratta di cambiare vocabolario oppure cambiare lingua per vedere come si traduce questa parola. Tutto qua.
È un'isola certo splendida, ma per certi versi proprio anche un po' respingente, cioè capisci che è un'isola che era stata scelta come penitenziario, non ha un approdo, non è un luogo da cui è facile scappare né tantomeno arrivarci, e poi c'è questa natura molto presente, anche questo mondo animale pieno di cinghiali, ti ritrovi a un certo punto magari a tu per tu con un cinghiale, da una parte è bello, da una parte se sono due ti fanno un po' paura, quindi diciamo io l'ho vissuta bene, anche appunto il cameratismo serviva a stare tutti uniti, perché comunque l'isola ha una sua, uno spessore, è molto presente, ecco, non è un luogo dove vai in vacanza e basta, percepisci la storia di quel luogo, un posto strepitoso, bellissimo, ma anche da guardare con molto rispetto. Devo ringraziare sempre il mio lavoro di un privilegio enorme che mi dà, che è quello a volte di incontrare dei posti che magari non avrei mai visto e che magari non avrei mai avuto la possibilità di andarci o il pensiero di andarci, proprio perché il lavoro, no, c'è questo caos, questa regola del caos che domina tutto. Abbiamo condiviso questo mese, lì in una maniera fantastica, sembrava di essere tornato indietro agli anni 70, una sorta di comune dove si andava a lavorare, c'era il catering che era meraviglioso, perché eravamo tutti quanti lì nella camerata, ma già come adoro io, come credo che debba essere un film, cioè con una condivisione totale, e anche il privilegio di aver visto un posto che forse non saremmo mai riusciti a vedere come l'abbiamo visto noi, perché si andava con la Land Rover della Forestale a vedere dei posti che non erano aperti a tutti, e quindi andare a vedere il Nido delle Poiane su, vedendo tutto dall'alto, una cosa indimenticabile. E poi dicevo di un bagno che ho fatto in questa cala dei Ponzesi, che era indimenticabile, perché la sensazione era quella di stare non ai Caraibi, di più, cioè in un posto incredibile, e con un sarago che mi veniva a becchettare su una gamba perché è riserva e quindi non si può pescare, e soprattutto un posto che, dove la natura è veramente regina e padrona. E questo forse è la mia età, in cui la natura umana mi ha un pochettino così disorientato, chiamiamo così, e forse un po' mi ha un po' deluso. Questo grande ritorno, questo grande bacio in bocca con la natura diventa fantastico, al quale mi abbandonerei sempre. Grazie Asinara di averci regalato il tuo dolore per certi aspetti, no? Sedimentato nelle carceri eccetera, ma anche di averci regalato il tuo splendore. Grazie.